questi gameplay. Spero vi stiano piacendo. Lasciatemi i vostri commenti, ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Qui ci sono un po' di nemici da distruggere. Per fortuna lasciano queste scie che permettono di evitare i loro razzi. Oddio. Tu muori. Questi sono dei droni, quindi non sono umani e possiamo farli saltare in aria. Perché Batman ha questa regola che non uccide altri esseri umani. Al massimo li stordisce. Sono parecchi. Mancato. Ne manca solo uno, credo. Andato. Perfetto. Possono riprendere le pattuglie, blindati sistemati. Grazie. I blindati li abbiamo fatti. Siano gli ultimi. Non contarci. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. Ora dov'è che bisogna andare? Di qua. Voi lo avete già comprato questo gioco, ragazzi? Io ci sto giocando da venerdì scorso. Bello, davvero bello. A destra. Devo un po' imparare ad usare la Batmobile. Però è figa da usare, molto molto figa. Preferisco andare con la Batmobile rispetto a usare il rampino. Felice di averti qui, Batman. Porta okay. All'interiore, zona di isolamento. Ah no. Sono uscito, però dovevo restare dentro. Va bene. Andiamo. Chissà cosa succederà ora. Diavolo! Non sparate! È Batman! Ah, qualche alleato ci voleva. Quanta nonchalance, Batman. Madonna. Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Passa alla torre dell'oro. Quindi l'hanno chiamata tossina della paura. È quella che si è vista all'inizio in quel bar. Hai imparato a guidare. Poi sono Ivy. Quindi bisogna metterla in cella. Scapperà sicuramente in tempo zero, ne sono straconvinto. Lo spaventapasseri ti schiaccerà, Batman. Grazie. Sul serio, perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Sacchi di carne? Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Questa città è stata lasciata sola a se stessa. Preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta? Bene, vedo che ne fai buon uso. Oh, bene, un'altra cella. Con che voce l'ha detto, però? Secondo me ci resterà davvero molto poco là dentro. Bene, direi che possiamo anche uscire, no? Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Ottimo. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa. Abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. E quindi bisogna andare a salvarli. Poi c'è questo, un caso strano. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. Quindi bisogna scegliere una missione.
Vediamo un po'. Dai pompieri. Dai, facciamo questa missione principale. E troveremo. Ci penserò dopo. Lo spaventapasseri ha la priorità. Ed eccoci, riprendiamo la nostra Batmobile. I mezzi aerei l'hanno visto diventare un blindato. Perché la state guardando? Vabbè, va. Buonasera, signor Wayne. Spero che l'auto risponda alle sue elevate aspettative. In realtà, Lucius, mi sembra un volente. Immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere. Mi dia un attimo e le attiverò subito il post bruciatore. Questo è interessante. Grazie, Lucius, per essere rimasto. Vuole ringraziarmi, signor Wayne? Oh mio Dio. Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada. Dovrei presto avere qualche altro upgrade. Buono a sapersi. Ora andiamo a svolgere questa missione. Avanzi di Gotham. Ho un messaggio per tutti voi. Madonna, che figo. Ho sbagliato strada. Ero troppo preso dal post bruciatore. Siete sotto mostro. Ai codardi che tremano dietro le pareti del commissariato. Dov'è? Lì sopra. Ah, c'è il simbolo di Batman. Svuotato la città con una fiala di tossina e un paio di parole. Intanto c'è Spaventapasseri che parla in sottofondo. Valeva così poco. E all'arrivo dell'alba, quando Gotham sarà ormai di qua, e io mi concentrerò sul resto del mondo, la leggenda di Batman parla ancora. Che figo. Torre dell'orologio. Allora, questa è la modalità detective. Ci permette di trovare degli oggetti. Identità confermata. Oddio, che sta succedendo? Dite voi se è una figata questa, ragazzi. Questa dovrebbe essere la tossina della paura. Vuoi che venga alla Batcaverna e frughi tra la tua roba? Oracolo. Sei riuscita a ridurre il composto ai suoi elementi base. Ma lì non c'è nulla che possiamo rintracciare. E se avessimo cercato nel modo sbagliato, anziché cercare la tossina, perché non pensare al processo di produzione? Beh, può essere un'idea. Perché non l'ha notato? La reazione crea un picco di radiazioni. Se scansioni la città per quel tipo di energia, sapremo dove Cray introduce la sua tossina. Serviranno alcune ore per posizionare i satelliti. Non abbiamo tempo. Userò l'antenna degli studi cinematografici. Ho parlato con papà. Detesto mentirgli. Se sapesse che sono in città, mi ucciderebbe. Si dà ancora tutte le colpe. Fermeremo Cray. Bello convinto, Batman. Jim, abbiamo trovato come scoprire dove lavora Crane. Grazie al cielo. Che posso fare? Prepara gli uomini. Appena avremo la posizione te la comunicherò. Va bene. Va bene. Andiamo? Hai sentito dell'enigmista? È uscito di testa, più del solito intendo. Voglio la Batmobile. Eccola. Andiamo. Madò. Mi confondo sempre, uso L2 per frenare, invece si trasforma. Qui ho colpito un po' di auto della polizia, mi dispiace. Perché li ho avvertiti, Batman?
Perché ho dato ai rifugiati impauriti il tempo di fuggire? Non lo so. È la cosa di spaventa. Ah, mi sa che devo andare giù. Scendi, Batman. Ok. Il generatore è danneggiato. Devo bypassarlo e alimentare l'antenna direttamente. Salve di nuovo, signore. Come posso aiutarla ora? Il verricello elettrico è pronto all'uso? È funzionale al 100%, ma non le prometto nulla. Il verricello. Di usare l'auto per scalare le pareti di un palazzo. Mi leggi nel pensiero. È nei miei requisiti professionali, signore. Il Batwing. Batwing, deve essere una cosa figa. Molto, molto figa. Andiamo di là. Richiamiamo la Batmobile. Eccola qui. Oddio. Questo gioco è epico oltre ogni misura. Madò. Vabbè, continuo. Ma io volevo usare quella cosa. Ma certo che ce la facciamo. Serve un punto di ancoraggio per il verricello. Una volta fissato, metta la retromarcia. E faccia attenzione con l'auto, signor Wayne. È un modello unico. Ok.